questo. Noi possiamo guadagnare dei soldi essenzialmente su due modalità: nuovi iscritti e rinnovi. Possono venire spontaneamente, per tutte ne parleremo, ok? Però se io faccio qualcosa e non monitoro quello che torna, è inutile fare questo mestiere. Quanta gente è venuta? Non lo so. Quante sei iscritta? Boh. Quanto sei efficace? Non lo so. Quali sono le tue medie? Non le so. Le 30 domande che avete visto lì. Più conoscete e più potete programmare. Se io faccio l'istruttore e conosco solo il calf, la lat machine, la pectoral machine e il rowing, probabilmente faccio solo quello. Do il più miglior programma di allenamento possibile? No. Più io conosco e più posso decidere se utilizzare uno strumento piuttosto che un altro. Ma se non lo conosco, non lo utilizzo, e se non lo utilizzo, i risultati che non ho, do la colpa a qualcun altro. Ok? Quindi questa parte qui è la parte più importante in assoluto del vostro lavoro. Perché? Perché non possiamo fare niente. Lavoriamo sulle sensazioni. Io quando vado in un titolare di palestra, da sempre in questi anni, e gli dico: qual è la tua percentuale di iscrizione? Lui mi dice: se parlano con me si iscrivono tutti, se invece parlano con la segretaria non si iscrive nessuno. E io ho detto: quindi tu vendi gli abbonamenti? No, li vende la segretaria. È terribile, no? Cioè, scusa.